Vesuvia 2012, le città del vulcano, è un format con tante cose dentro che quasi faccio fatica a comprenderle. È dentro il tema del rischio Vesuvio, l'assetto del territorio, coinvolto l'Osservatorio Vesuviano e il Parco Nazionale del Vesuvio, e daranno nel corso del programma dal 7 al 15 settembre 2012 presso il Santuario di Luna dell'Arco una serie di informazioni utilissime circa lo stato di salute del vulcano, la sorveglianza, i piani di evacuazione, temi molto forti che le amministrazioni del Vesuviano devono fronteggiare ogni giorno, quotidianamente, talvolta anche con polemiche piuttosto accese. I sindaci si trovano a pianificare un futuro che spesso si mescola alle paure, agli allarmismi inutili. L'Osservatorio Vesuviano e il Parco Nazionale del Vesuvio, durante i convegni, i due convegni del lunedì 10 e giovedì 13 di settembre, faranno il punto. Faremo un viaggio all'Osservatorio Vesuviano, una sala di monitoraggio ripresa e raccontata dai vertici dell'Osservatorio Vesuviano. Il parco in questo progetto è dentro a pieno titolo e farà la sua parte, soprattutto per lanciare ancora di più tutto quello che è l'indotto e il logo del Vesuvio. Il Vesuvio non è un problema, deve diventare una risorsa, lo dicono tanti presidenti del parco che si sono succeduti, non lo è ancora diventato, spesso diventa un limite. Questo format vuole che accada tutto questo, per cui l'enogastronomia, per esempio, la moda, tante aziende che sono entrate all'interno di questo format. Avremo una cosa bellissima dalle 21 alle 23, dal 7 al 15 di settembre, il Santuario di Madonna dell'Arco, che è un punto di riferimento di cultura e di fede e di religiosità popolare, aprirà i suoi spazi con percorsi di luce, tutto spento come sempre si vede solitamente il santuario, invece con tanta luce accesa, saranno luci scelte per un percorso di luce tra arte e spiritualità. Il campanile sarà illuminato con un faro di quelli che sono attorno, accanto alle discoteche, perché ci sarà questa cosa carina, e un percorso guidato con una musica sapientemente scelta per accompagnare il passaggio dei visitatori. Ci saranno delle iniziative legate alla terza edizione di Fontana d'Argento, verranno delle personalità che sono in campagna ed altrove a ricevere il premio Fontana d'Argento. È un programma fitto, non ho detto molte cose, spero che chiunque potrà sapere di più potrà trovarle sia venendo di persona da venerdì 7 settembre e sia informandosi con i cari colleghi della stampa e dei network multimediali che avranno il compito di divulgare tutto quello che è il contenuto del format Vesuvio 2012, le città del vulcano. L'ultima nota riguarda dove siamo. L'amministrazione di Santa Anastasia si farà promotrice anche di un'idea all'interno del progetto Vesuvio 2012, avendolo accolto pienamente, avendolo sostenuto con grande entusiasmo, si farà promotrice di un'idea. Vesuvia non deve diventare il toponimo di un progetto che vuole portare via le persone. Vesuvia deve diventare la città delle città, non le città del vulcano, ma la città del vulcano, con uno stesso spirito legato al turismo, all'enogastronomia, a tutti quei discorsi che navigano come cavità carsiche attorno al tema Vesuvio.